Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire questo splendido effetto, ossia effetto acquerello. Bene, innanzitutto apriamo la nostra immagine, andiamo a duplicare, nascondiamo questo livello e lo andiamo a convertire in oggetto avanzato. Anche perché gli andremo a applicare dei filtri e dopo vi faccio vedere il motivo. Quindi partiamo col primo filtro, andiamo in galleria filtri. Come vedete si apre la pagina con tutte le gallerie filtri, andiamo a selezionare effetto acquerello. Come potete vedere andiamo a modificare un po' i parametri. Intensità ombra, così la texture io la lascerei sull'1, altrimenti va a sgranare un po' troppo l'immagine. Andiamo su ok e come vedete qui il motivo di aver convertito in un oggetto avanzato è che qui possiamo andare a interagire in qualsiasi momento sulla galleria filtro. Infatti se andiamo su galleria filtri facciamo doppio clic e noi possiamo andare a modificare in qualsiasi momento la nostra immagine. Bene, ora andiamo a applicare il secondo filtro sempre in galleria filtri e andiamo a selezionare l'effetto ritaglio. In questo modo i parametri, così no, perché spariamo un po' troppo gli occhi, direi che un 4 va bene, precisione contorno lasciamo 3, numero di livelli stiamo su un 7 e ok. Però in questo caso ha modificato un po' troppo, no, la nostra immagine e non è quello che vogliamo. Quindi cosa andiamo a fare? Qui di fianco andiamo a selezionare questa spunta e andiamo a modificare l'immagine tramite i metodi di diffusione e gli diamo l'opzione diffusione luce puntiforme. Vedete, questo è quello che risulta. Facciamo ok, perfetto. Ora andiamo ad applicare un terzo livello, in questo caso andiamo su sfocatura, sfocatura migliore e andiamo con una soglia del 100%, andiamo a sfocare praticamente questi punti che sono usciti, andiamo a vedere sul raggio, ok, direi di stare su un 6,5, ok, vedete, anche in questo caso andiamo qui di fianco, doppio clic, andiamo a modificare le opzioni di fusione da normale a sovrapponi. Abbassiamo leggermente l'opacità, anche perché è un po' troppo scura. Ok, perfetto. Ora l'ultimo filtro che andiamo a applicare serve per migliorare un po' i bordi, per farli sembrare più stilizzato. Quindi andiamo su filtro, stilizzazione, trova bordi. Perfetto, questo non è proprio il risultato che vogliamo, quindi andiamo su le opzioni di diffusione e lo portiamo da normale a scurisci. Perfetto, questo è il nostro risultato finale. Ora
andiamo a mettere la foto appunto su una carta apposta. Quindi importiamo questa texture che vedete praticamente simula proprio una carta d'acquerello. Facciamo ok e andiamo a portare sotto il livello. Ora andiamo su livello 1 e creiamo una maschera di livello. In questo caso è bianco, quindi come ben sapete no, è tutto visibile. Noi però vogliamo fare in modo che l'immagine scompaia per poi andare a applicare il nostro effetto con i pennelli. Quindi facciamo Command D e come vedete l'immagine sparisce. Bene, ora andiamo su pennelli. In descrizione vi lascio il link per fare il download dei pennelli acquerello, che dopo vi basterà andare qua sull'ingranaggio, fare importa pennelli e andare a selezionare i pennelli appunto che vi ho messo in descrizione. Io ce li ho già, quindi non faccio nulla. E questi sono i nostri pennelli. Andiamo a ridurre un po', diamo una spennellata e come vedete ora andiamo a cambiare pennello, aumentiamo un po', diamo un'altra spennellata. Praticamente qui dipende molto dai vostri gusti, no? Qui è proprio libera immaginazione. Il consiglio è di cambiare sempre pennello in modo da avere risultati sempre diversi. Un po' troppo. Qualora voleste ruotare il pennello, vi basterà andare qui, vedete, e si ruota il pennello. Insomma, dopo, ripeto, è una cosa molto personale che va a gusti personali, quindi è giusto che ognuno interpreti la foto come vuole. Bene, una volta raggiunto il vostro obiettivo, questo è quello che dovrebbe uscire. Naturalmente, sempre secondo le vostre idee, insomma, non c'è una regola precisa su come spennellare. Cosa importante nel caso in cui magari vi sbagliate o volete eliminare, vi basterà selezionare colore nero, andate qui e toglie. Bene, questo è tutto per quanto riguarda l'effetto acquerello. In descrizione vi lascio in download i pennelli da scaricare. Grazie di aver seguito il tutorial. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!